Da Console Lab in questa nuova video riparazione. In questo video affrontiamo uno dei problemi comuni relativi ai malfunzionamenti della ventola sia interna che esterna dei climatizzatori split. In pratica sul nostro modello, che è un Mitsubishi, il problema è questo: il condizionatore nella parte della macchina interna non emette aria fredda e non c'è nemmeno uscita d'aria dallo stesso condizionatore. In questo caso il problema più comune potrebbe essere il condensatore, che fa girare fa avviare il motore della ventola interna. Come riusciamo a testare sia la bontà del condensatore sia la bontà del motore vero e proprio? Ci occorre un pezzo di cavo con dei connettori Faston per il test del condensatore e il nostro multimetro. Per il test del condensatore di avvio del motore, faremo in questo modo. Semplicemente innestiamo i cavi con i connettori Faston ai relativi capi del condensatore. Dopodiché, questo condensatore che utilizziamo per prova è di 3 microfarad come valore. Quindi imposteremo una scala sul tester di 20, eccola qui, 20 microfarad. Inseriamo nelle apposite fessure del multimetro i Faston provenienti dal condensatore, accendiamo il tester e leggiamo se il condensatore funziona o meno. Il valore del condensatore è di 3 microfarad. Già con questo primo test possiamo avere un'idea del funzionamento o meno del condensatore. Stacchiamo il condensatore. Adesso impostiamo la scala in 20 mega ohm e andiamo a provare la carica e scarica del condensatore. Iniziamo prima di tutto scaricando il condensatore con un comune cacciavite, ponticellando le due estremità. Puntale rosso su un contatto del condensatore, altro puntale dall'altro lato. Il condensatore inizia a caricarsi. Adesso, se spostiamo il puntale rosso dall'altra parte e il nero al posto del puntale rosso, quindi invertendo i puntali, il condensatore, come potete osservare, si scarica. Questo vuol dire che il nostro condensatore è perfettamente funzionante, sia per quel che riguarda la sua capacità, sia per quel che riguarda il mantenimento della carica e lo scaricamento. Passiamo dunque, escludendo a questo punto il condensatore,
passiamo a esaminare il motore vero e proprio. Allora, il motore è formato da è un motore a 6 connettori. Esistono anche motori a 5 connettori che hanno lo stesso principio di funzionamento. Per questo motore andiamo a guardare sia la targa del motore stesso, sia il manuale tecnico dell'apparato su cui è montato. Nel nostro caso, il manuale tecnico del condizionatore. È un motore asincrono, quindi un motore che ha bisogno del condensatore di avvio. Dove è posizionato il condensatore d'avvio? È posizionato tra il cavo rosso e il cavo bianco. Da questo connettore, infatti, esce una serie di fili dei vari colori, come vediamo scritto qui sopra sullo schema, tre dei quali regolano la velocità e i giri del motore, e altri tre ne regolano l'alimentazione e l'avvio dello stesso. Un motore asincrono dunque ha bisogno del condensatore, dicevamo, per l'avvio, per lo spunto di avvio. Escludendo appunto che il condensatore non è la causa della problematica, dobbiamo effettuare questo test. Dobbiamo individuare i pin di alimentazione del motore, e nel nostro caso sono rosso, bianco e nero. Rispettivamente, io li ho segnati sul motore, partendo da sinistra, pin 1, 2 e 6. Come possiamo testarlo? Dobbiamo testare gli avvolgimenti del motore. Come vedete, impostando il tester su 2 kΩ, questi valori sono presenti nel manuale di servizio dell'apparato in riparazione. Andiamo quindi a fare il primo test. Posizioniamo il tester. Collegando il rosso, quindi puntale 1 su pin 1, e nero, puntale rosso sull'ultimo pin, abbiamo un circuito aperto. Dovremmo invece leggere 470 ohm. Posizionando il puntale rosso sul bianco e il puntale nero sul nero, allora puntale rosso sul pin 2 puntale nero sul pin 6, abbiamo nuovamente un circuito aperto. Adesso andiamo a fare l'ultimo test. Posizioniamo il puntale rosso sul pin 1 e il puntale nero sul pin 2. Abbiamo una lettura, e invece dovremmo avere un circuito aperto o un circuito tendente ad infinito, una lettura tendente ad infinito. Questo in sostanza cosa vuol dire? Vuol dire che la causa della mancata emissione di aria da parte dell'unità interna è dovuta alla rottura del motore. Infatti, a verifica abbiamo tre letture completamente sballate rispetto a quelle riportate sul manuale tecnico di servizio.
Infatti su questa macchina abbiamo provveduto a sostituire il motore interno e effettivamente la macchina è tornata funzionante. Spero che questo video possa chiarire qualche e aiutare nella risoluzione di qualche problematica dovuta, ripeto, a diffuse dovuta a questo tipo di anomalie e vi aiuti a testare sia, ripeto, il condensatore che il motore stesso. La stessa operazione può essere fatta sul motore esterno della macchina. Lì troveremo un altro tipo di condensatore che si testerà sempre allo stesso modo e troveremo un altro motore ventola il cui test sarà comunque similare. Un saluto a tutti e alla prossima riparazione.